Allora, bentrovati. Ci tenevo a precisare alcune cose. Quello che faremo stasera non è nessun teatro. Non siamo una compagnia teatrale. Quello che abbiamo preparato stasera con i nostri ragazzi vuole essere un momento di riflessione e di emozione, nient'altro. E saremo bravi, non saremo bravi, saranno bravi, no? Sono bravissimi invece. Sono emozionati anche se va bene, però è un momento che davvero io chiedo a tutti di vivere con emozione. Prendiamo questa cosa che ascolteremo e che vedremo questa sera anche come momento di preparazione a tutto quello che da domani per tutta la settimana che verrà vivremo. Siamo nei primi vespri della Domenica delle Palme, no? Inizia la Settimana Santa. Ecco anche perché la scelta di questa sera, perché è da questa sera che per noi iniziano i riti della Settimana Santa. E vogliamo che proprio con questa nostra rappresentazione ognuno di noi si senta davvero coinvolto in tutto quello che in questa settimana vivremo. È davvero sono contento perché guardate, poco fa eravamo tutti quanti seduti in cerchio per terra nel salone con i vostri ragazzi e vi posso assicurare che ognuno di loro è speciale, ognuno di loro a me anche attaccato il cuore. È il bello della diretta, perfetto. Ecco, praticamente, come dicevo, ognuno di loro è prezioso, e sia a me, ma anche agli altri, a Letizia, a Patrizia, a Elia, a Michele, agli altri, ognuno di loro in questi giorni che ci siamo visti con tutto quello che abbiamo fatto, ognuno di loro ci ha donato qualcosa, un sorriso, una parola bella, un abbraccio, e l'ultima cosa che ci siamo detti prima di che loro si mettessero in fila in chiesa è stato: ti voglio bene. Quindi è proprio questo, che ti voglio bene, che è l'inizio di questa nostra serata. Allora vi dico, non vi aspettate teatro, ve lo ripeto, non è teatro questa sera. Voglio anche precisare un'altra cosa, no? La locandina che è stata preparata, non c'era scritto niente sulla locandina se non solo e soltanto dialogo sotto la croce, perché doveva essere così. Infatti vi chiedo, se voi avete chiesto ai vostri figli che state facendo, che cosa vi rispondevano? Fettine panate. E abbiamo preparato fettine panate per tutti stasera. Non è vero. Allora, buon ascolto e buona visione a tutti e grazie di essere qui con noi. Grazie.
bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine. Don Max, ascoltami. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in memoria di me. La vera ragione, oltre quella di nutrire i discepoli, qual è? Ci troviamo nel momento dell'ultima cena, quando Gesù incruentemente dona tutto se stesso. Lo ha fatto poi anche dopo, morendo sulla croce, ma anche nell'ultima cena, quando dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Gesù si sta donando incruentemente, senza versare in quel momento il suo sangue. Ci sta lasciando un memoriale, ci sta lasciando qualcosa che è per sempre, ci sta lasciando il suo corpo. Ce lo lascia come medicina, ci lascia il suo corpo come forza, quando noi abbiamo bisogno di ricaricarci. Ora ci sono le macchine elettriche, no? Dobbiamo andare al distributore, attacchiamo la spina per ricaricarla. E l'Eucaristia per noi deve essere così. Noi attacchiamo la spina per ricaricarci. Ci nutriamo di Gesù per ricaricarci, di quel corpo. Che poi a volte, quante volte ce lo siamo detti anche. Quel pezzettino di ostia rotondo, bianco, che non ci sembra neanche pane, è il corpo di Gesù, vero? Che è per tutti. E lui ce l'ha lasciato proprio in quel momento, nel momento dell'ultima cena. L'ha donato per sempre, per nutrire non solo il corpo, come ci diceva, mi chiedeva Melissa, non solo il corpo, ma per nutrire anche l'anima. E noi rifornendoci, ecco, ricaricandoci con quel corpo, noi abbiamo la forza di essere gli uni per gli altri strumento di amore. E lo dobbiamo essere, perché oggi più che mai noi dobbiamo essere per gli altri strumenti del suo amore. Gesù ci ha amati e ci dona questo. E noi siamo chiamati a donarlo tutti questo pane. Il sacerdote lo fa in chiesa sull'altare, ma anche noi dobbiamo prendere questo pane e darlo come segno, perché ognuno comprenda che quel pane dà la forza. E chi è che di noi non ha bisogno oggi di avere forza? Chi è che di noi oggi non ha bisogno di avere carica, di essere davvero pieno, pieno di energia? È quel pane che Gesù ci dona, che ha donato nell'ultima cena, è quell'energia che abbiamo bisogno per stare gli uni accanto agli altri. Un po' e non mi vedrete.
ritornerò, non temete, voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà la verità, lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi in me, rimanete in me come dei tralci alla vite che la linfa dà, e non vi lascerò mai soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio, nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà, e non vi lascerò più soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere d'amore e verità, questo è il mio comandamento, amore e libertà, e da questo sapranno che siete voi miei fratelli. Amore più grande al mondo non c'è. Voi in me rimanete in me come dei tracci
sia la vite che la linfa dà, e non vi lascia. Gesù nell'orto degli ulivi prima ha pregato il Padre e poi è ritornato dai suoi discepoli. E lì viene raggiunto dalle guardie che volevano arrestarlo. Simon Pietro, volendolo difendere, colpisce una guardia. Ma Gesù gli disse: riponi la spada nel fodero. E lì compie un altro miracolo. Guarisce la guardia. Quante volte pensiamo che prendere la spada e difendere con quella spada il nostro onore o l'onore dell'altro sia cosa buona. Quante volte dimentichiamo che invece sfoderare la spada è solo e soltanto ferire e uccidere l'altro. E a quanto ci serve oggi ferire ed uccidere l'altro? Di che cosa noi oggi abbiamo bisogno? Del miracolo. Gesù ha poi operato il miracolo, ha guarito quel servo, gli ha riattaccato l'orecchio che gli era stato staccato. Anche noi abbiamo bisogno del miracolo, ma di quale miracolo oggi abbiamo bisogno più di ogni altro miracolo? Del miracolo della pace. È della pace che abbiamo bisogno oggi, di quella pace che siamo chiamati a costruire tutti, nessuno escluso. Ce ne riempiamo la bocca tante volte, ah, vogliamo la pace, manifestiamo per la pace, tiriamo fuori le bandiere della pace, ma io che faccio per la pace? E dobbiamo chiedercelo. Melissa, dobbiamo chiedercelo, dobbiamo chiedercelo oggi, domani e tutti i giorni. Io che cosa sto facendo oggi per costruire la pace? Ma senza andare lontano, parliamo della pace in Ucraina, giusto, come della pace in ogni altro luogo dove c'è guerra, dove le armi come quella spada feriscono e uccidono. Ma c'è bisogno di pace anche nelle nostre famiglie? C'è bisogno di pace anche nelle nostre scuole, c'è bisogno di pace anche nelle nostre parrocchie, c'è bisogno di pace ovunque. E qual è il simbolo della pace? Qual è il simbolo della pace per noi? Eh no, il simbolo della pace, l'abbiamo detto, è... ecco, è l'olivo, è quella fogliolina di olivo che ci deve ricordare la pace, che io devo essere operatore di pace. Io non devo aspettarmi che solo l'altro porti la pace, ma la devo portare prima io. Io porto la pace, tu porti la pace, e potremo coniugare questo verbo all'infinito. Tutti quanti noi dobbiamo portare la pace, e cerchiamo di portarla ai nostri cuori e ai cuori di tutti. Thank you.
Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Sono le parole che ha pronunciato Pilato di fronte ai giudei che volevano condannare Gesù. Secondo la legge, condannatelo. Quale legge volevano seguire per condannarlo? La legge umana, che è giusto da seguire, ma l'accusa per quella condanna era un'accusa ingiusta. Gli puntavano il dito perché dava fastidio, perché si erano resi conto che poteva portare via a loro il potere che si erano conquistati. Quindi non faceva comodo a loro avere tra i piedi questa persona, Gesù. Dovevano farlo fuori, dovevano condannarlo, dovevano farlo morire. E gli hanno puntato il dito, gli hanno puntato un dito contro e gli hanno gridato crocifiggilo, puntare il dito. Quante volte anche noi puntiamo il dito contro l'altro, puntiamo il dito per accusare, puntiamo il dito per dire all'altro io sono migliore di te. Puntiamo il dito, quel puntare il dito. Ogni qualvolta lo puntiamo, cara Melissa, tu me lo chiedi? Ogni qualvolta lo puntiamo contro l'altro, quel dito. È come se lo stessimo puntando ancora contro la persona Gesù, come hanno fatto in quel momento. Come in quel momento quelli hanno chiesto a Pilato di crocifiggerlo. Anche oggi puntiamo ancora il dito contro di lui. Crocifiggilo, crocifiggilo. Così urlano i giudei a Pilato perché volevano che venisse condannato Gesù. Sembra quasi un paradosso. Pilato sceglie di condannare un innocente per non essere ingiusto di fronte ai giudei. Perché? Pilato se ne lava le mani, non ne vuole sapere niente. Con quel lavarsi le mani è come se avesse voluto lavarsi la coscienza. Non ne voglio sapere niente.
Quante volte, Melissa, capita che anche a noi, uguale, così come Pilato, siamo lì e ce ne laviamo le mani di fronte a quelle situazioni terribili di sofferenza, di dolore. Beh, non mi compete, non spetta a me decidere e scegliere, e me ne lavo le mani. E anche se non sto gridando come gli altri, crocifiggilo, però lavandomi le mie mani, scrollandomi di dosso ogni responsabilità, è come se anch'io stessi gridando ancora oggi, crocifiggilo, crocifiggilo. Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento, e fammi ritornare agli occhi di chi ho amato. Quando è poca la speranza che resta nel mio cuore, Padre della notte, che le stelle fai brillare, tu che porti vento e sabbia dalle onde del mare, tu che accendi i nostri sogni e li mandi più lontano come barche nella notte che da terra salutiamo. E fammi ritornare tra le braccia di chi ho amato, quando è vana la speranza che resta nel mio cuore, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Dammi una pace limpida come un limpido amore, Padre della notte, ovunque il tuo mistero, dentro ogni secondo, come in ogni giorno intero, tu che hai dato a noi la fede come... Ecco l'uomo! Padre della notte, della musica e dei fiori, Padre del mondo, Padre, dopo essere stato condannato, umiliato e flagellato, Gesù si carica della croce. Che senso deve assumere per la nostra vita il segno di Gesù di caricarsi della croce? Gesù si carica della croce, ma quella croce non è sua. Quella croce è nostra. La croce l'abbiamo fatta diventare un ornamento, l'abbiamo fatta diventare un orecchino, una collana. La croce invece, da strumento assurdo di tortura per noi, la croce è diventato strumento di salvezza, è diventato lo strumento dell'amore, è diventato per noi lo strumento dove Cristo si è steso su di essa per fare l'amore con noi. E quella croce richiama alla mente le nostre croci. Quante croci portiamo noi quotidianamente? Di quante croci quotidianamente ci carichiamo? Penso
ad una mamma preoccupata per il figlio ammalato, ad un papà preoccupato perché non ha lavoro. Penso a chi sta lì senza una casa, quante croci ci portiamo addosso, quante croci. Ognuno ha la sua croce e nessuno può pensare che la mia croce pesi più della croce dell'altro. Tutte le croci sono pesanti e ognuno ha la sua e ognuno la porta. La porta con dignità, così come l'ha portata Gesù. Le croci sono costruite per essere portate, non per essere buttate e per rifiutarle. Ci sono, le accogliamo, ce le carichiamo addosso e le portiamo con dignità. Grande e allo stesso tempo silenzioso il dolore che Maria ha portato nel suo cuore. E come deve essersi sentita sulla via del Calvario quando il suo sguardo con quello di Gesù si sono incontrati. E allo stesso tempo come si è sentito Simone il Cireneo che viene obbligato di caricarsi la croce. E non dimentichiamoci della Veronica, che amorevolmente asciuga il suo volto. Per spiegare questo quadro, ho chiesto a degli amici, a delle amiche, di scrivermi delle testimonianze. Ho chiesto ad una mamma, a Elisabetta, di scrivermi la sua testimonianza. Ho chiesto a Caterina di scriverne un'altra e poi ad un'altra amica. Abbiamo ascoltato Maria che incrocia il figlio che stava per morire, il Cireneo che porta quella croce e non se l'aspettava di doversela caricare, e la Veronica, il simbolo di tutte le donne. Sono una mamma che ha perso metà del suo cuore in un gelido pomeriggio di 8 anni fa. L'ho seppellito lì, insieme ad Andrea, sotto qualche manciata di terra. Vittime noi, privati per sempre dell'amore di Andrea. Vittima lui, portato via dalla scelleratezza umana di chi non rispetta la vita con la sua preziosa ed incommensurabile unicità. Sono una mamma
che nello stesso istante in cui le è stato comunicato che il proprio figlio non sarebbe tornato a casa, ha dovuto compiere la scelta più difficile e affrontare la sfida più ardua per un essere umano, tentare di vivere e di non farsi schiacciare da un dolore che si fa fatica solo a nominare. Hanno ammazzato mio figlio, lo hanno investito. Non ho soffocato il dolore perché è rimasto. L'ho fatto pur sapendo a cosa e a chi aggrapparmi, se non ad un amore infinito che mi urlava di vivere, di agire, di combattere al posto di chi non avrebbe potuto più farlo. Ho fondato un'associazione con il nome di Andrea per rendere le strade più sicure, ma i conti ugualmente con me stesso non tornavano. Non ero soddisfatta. Nulla colmava il vuoto e nulla placava la mia ira, dice Elisabetta, la mamma di Andrea. Ci fu un convegno e fui invitata a partecipare per realizzare un progetto di giustizia riparativa in un carcere. Beh, mi sono detta, ci vado per incontrare quei delinquenti e vomitare addosso tutto il mio dolore e tutti i miei sentimenti negativi che provo verso chi causa sofferenze agli altri. Ma in quel carcere, con quell'odore pungente, il rumore assordante dei portoni, cominciai a sentire qualche effetto inaspettato sulle barriere giustizialiste. Li conosco, li guardo, cerco di capire, cerco di arrivare nella sede dei pensieri di quelle persone, cerco il loro cuore e inaspettatamente mi trovo mano nella mano con tanti di loro, con le mani che hanno ucciso, che hanno rubato. Non mi sentivo di giudicarli perché ho capito che quelle persone avevano bisogno. Con le mani stringevano la mia, che ho accarezzato per l'ultima volta il corpo di Andrea. Ho capito che stringendo quelle mani il male si può arginare, si può fermare. Ho capito che stringendo quelle mani il male può finire, ma il bene no, il bene non finirà mai. Una volta che il bene innescato si propaga come una meravigliosa reazione a catena tesa all'infinito. E poi c'è la mamma che dice al figlio: se dovessi scegliere dove farti nascere, sceglierei il mare, perché è l'acqua del grembo materno il primo contatto con il mondo. La mia pancia ti ha protetto per 9 mesi, lasciando fuori ogni male. L'acqua del mio ventre è stata la tua morbida e avvolgente coperta, la tua prima culla, la tua casa più bella dove hai vissuto. Se potessi scegliere dove farti vivere, sceglierei una casa vicino al mare, perché l'acqua purifica, rinnova, disseta. L'acqua è il regalo più grande. L'acqua racconta emozioni, è natura, movimento, forza. Acqua è vita. Ma è nell'acqua del mare che ti ho perso, figlio mio. Quel mare che abbiamo attraversato in cerca di una vita migliore, quel male oltre il quale volevamo iniziare una nuova vita. Perdonami se non sono riuscita a salvarti, se non sono stata forte. Perdonami se non sono riuscita io ad abbracciarti, ma ti ha abbracciato una coperta termica come questa, che tante volte abbiamo visto in televisione, che avvolgeva bambini, che avvolgeva adulti, che tante volte questa coperta termica ha avvolto la morte,
la morte che ha preso anche la vita di quel piccolo bambino. E poi c'è Caterina che sta qui a Gran Michele, è una donna tunisina, mamma di 3 figli, dopo la morte del marito ha cercato di portare avanti la sua famiglia, ma si è ritrovata in una condizione di controllo e segregazione da parte dei suoi cognati. Non riusciva a credere a ciò che gli stava accadendo, ha sperato che la situazione cambiasse, ma purtroppo con il tempo non faceva che peggiorare. Sia per me che per i suoi figli. E allora ha deciso di scappare, di prendere uno di quei barconi, arrivare in Italia, e lì è stata accolta dai nuovi cirenei che si sono presi cura di lei, che l'hanno aiutata a superare le violenze subite, che hanno aiutato lei e i suoi figli a capire che non tutti gli uomini sono cattivi, che non tutti gli uomini violentano le donne, che non tutti gli uomini picchiano le donne. Qui in Italia ha incontrato quei cirenei che l'hanno aiutata a portare la sua croce, l'hanno aiutata a capire che cosa davvero significa vivere. Quei cirenei che l'hanno aiutata ad indossare le scarpe nuove, quelle scarpe rosse che oggi sono diventate il segno contro la violenza sulle donne. E Caterina, che sta qui a Gran Michele, dice a tutte le donne che sono maltrattate di chiedere aiuto e di non vivere nella violenza tutta la vita. Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi, piange pure il cielo. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche mia. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supererai solo io e te. Due gocce di pioggia. Thank you.
disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, consegnò il suo spirito. Gesù si è fatto uomo e come uomo è morto. Perché allora il solo pensiero della morte suscita in noi angoscia? Ci hanno abituati a saper combattere contro tutto e vogliono che vinciamo, ma vincere contro la morte, che è per tutti, non si può. E lui è morto per tutti, ha donato il suo sangue, ha versato il suo sangue per tutti quanti noi sulla croce. Quel sangue che continua a versare quotidianamente in chi soffre, in chi è nel dolore. Quel sangue che ancora oggi ci copre, quel sangue che però è vita, che è vita. Il sangue di Gesù per noi è vita vera, ci copre e ci dà la forza di continuare a vivere nonostante il dolore, nonostante la sofferenza. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, uomo buono e giusto. Egli non aveva aderito alle decisioni e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. E lì tutto sembrò che fosse finito, rotolando quella pietra contro quella grotta. Accendete lui. Stasera vi aspettavate qualcosa di diverso, vi aspettavate di guardare recitare, di guardare ballare, cantare, ma non è stato così. E noi tutti quanti, manca solo Erika che è a casa col virus, ma tutti quanti vogliamo dirvi: hanno rotolato la porta, hanno rotolato la pietra contro la porta del sepolcro di Gesù, e tanti vorrebbero ancora oggi rotolare pietre davanti ai nostri cuori per portarci via la speranza, ma invece noi vogliamo essere ragazzi, uomini e donne di speranza. Ed è quello che volevamo dirvi questa sera, anche se si è chiuso il sepolcro, noi siamo qui in attesa, speranzosi, che presto lui tornerà e compirà ancora il miracolo più grande, il miracolo della vita. Donerà ancora a tanti nel cuore la gioia di vivere. Noi vogliamo crederci, perché se crederai compirai miracoli. Se in quel buio fosse già la nostra verità, paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Vedrai miracoli
Abbiamo finito. Non ce ne voglio andare. No? Allora, permettetemi di dire grazie a voi, in modo particolare grazie ai genitori che ci affidano i loro figli. Questo è il nostro gruppo dei ministranti, dei chierichetti delle nostre due comunità parrocchiali, di Gesù Adolescente e di Maria Santissima Addolorata. In totale sono 33 e davvero lo dico con tanta soddisfazione, davvero lo dico con la gioia nel cuore. E permettetemi, oltre a dire grazie a voi, ma dico grazie a chi a questi ragazzi dona affetto, dona davvero tanto. Dico grazie in modo particolare a Letizia, grazie di cuore Letizia, grazie a chi aiuta Letizia in questo percorso, grazie a Elia, ma grazie anche a Michele che ci ha accompagnato e che è arrivato da poco ma già è un elemento prezioso per tutti quanti noi. Grazie a chi da dietro le quinte ci aiuta e continua a farlo, a Patrizia che nessuno ha visto che è nascosta lì dietro. E ancora permettetemi di dire grazie anche a Luca Salafia e a Simone per il loro lavoro e il loro tempo che ci hanno dedicato. Ma grazie anche alla nostra Polizia Municipale per il loro servizio, grazie di cuore. Perché vi dico, organizzare così poco sembra una cosa da poco, ma ce ne vuole, autorizzazione al Comune, ai Vigili, ai Carabinieri, alla Questura, alla... Queste sono le mie soddisfazioni. Grazie. E dicevo ancora grazie a tutti, a chi ci ha aiutato, alle mamme, ai papà che ci hanno aiutato a portare le sedie fuori. Grazie davvero a tutti, non voglio dimenticare nessuno. E come ho detto all'inizio, questo che abbiamo preparato questa sera vuole essere per noi, è stato per noi, spero, un momento di riflessione per vivere meglio questi giorni santi che stasera iniziano. Io spero con tutto il cuore che davvero per voi sia una settimana davvero santa, la più santa che abbiate mai potuto celebrare nella vostra vita. E vi aspettiamo e l'ultima cosa e io ho fatto fare una croce che tutti quanti noi portiamo, vedete? Abbiamo scelto il volto di Gesù e dietro abbiamo scritto... Gabriele, leggilo. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Bravo. Ecco. E non dimentichiamolo mai. Gesù è con noi tutti i giorni. E lo sarà per sempre. Grazie a tutti e buona serata. È la gioia che c'è in noi, il vento vola via.